dice lei. Senatore Matteoli, in Sicilia, anche se ancora manca un po' di tempo, il dibattito è sempre acceso sulla politica, sul dopo Crocetta. Il centrodestra come si sta organizzando? Qual è il modo per potersi rilanciare? La Sicilia è una regione di centrodestra, vince la sinistra quando il centrodestra si divide e quindi dobbiamo ritrovare la nostra unità e credo che ci siano tutti i presupposti per poterlo fare. Il governo di Crocetta è stato un governo sicuramente deleterio per la Sicilia, non ci sono stati provvedimenti adeguati, non ha mantenuto uno solo degli impegni che aveva preso da un punto di vista programmatico, anche se erano impegni che praticamente non servivano a rilanciare la Sicilia. La Sicilia si può rilanciare se i partiti di centrodestra si incontrano per individuare un programma che non può essere che quello legato al turismo. La Sicilia ha delle potenzialità enormi che non sono mai state espresse del tutto, ci sono sicuramente, anche se negli ultimi tempi vedo che qualche incremento dal punto di vista turistico fortunatamente ci sono state, bisogna tranquillizzare da un punto di vista politico attraverso accordi tra i partiti del centrodestra, so che stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo, se ritrovano la loro unità sicuramente la Sicilia torna a essere amministrata dal centrodestra. Dalla sua esperienza insomma, politica ritiene che ancora l'attuale presidente della commissione antimafia Lars Nello Musumeci possa essere la sintesi della coalizione di centrodestra, forse bisogna rinnovarsi? No, non vorrei fare l'errore che abbiamo fatto tante volte di trovare prima il candidato e poi il programma. Io credo che si debba prima trovare un programma intorno al quale poi schierare i partiti del centrodestra e poi possiamo parlare del futuro candidato.